Jerico campione della Roma e lo scudetto, raccontata da Alberto, una grande perdita per i tifosi della Roma. Che dire, purtroppo passa il tempo e qui se ne vanno tutti i migliori. È difficile anche fare un commento. Alberto era una persona meravigliosa dei nostri tempi, purtroppo i nostri tempi stanno andando e quindi tutti noi piano piano raggiungeremo. È un grande dispiacere, veramente un grande dispiacere, perché ho un ricordo veramente indelebile e di una persona buona, competente e professionale. C'era un rapporto diverso fra giornalisti e giocatori ai vostri tempi, che aneddoti ha in particolare? Ce ne sono tanti, ma adesso tanto è anche inutile magari menzionarli, però hai detto bene, erano altri periodi, i rapporti erano oltre, diciamo, il lavoro, e quindi c'erano rapporti di rispetto e soprattutto affetto e stima. Giordano, vederti al funerale di Alberto Vandalesi al di là dei colori è qualcosa di molto bello. Sì, non c'entra niente i colori. Se ancora dividiamo le perdite tra bianco celeste e giallo rosso, non abbiamo capito niente. Questa città, Alberto è una grande persona, grande amico. Io ho la fortuna di conoscerlo a fine anni 70 e da lì ci siamo frequentati, specialmente in quegli anni, tantissime serate insieme a Michele Plassino, a Manfredonia, insomma mi piaceva giocare a calcio, era un buono, era un centravanti, mi piaceva giocare, era uno della Roma, ma rispettava anche l'altra parte, stava un grande professionista. Diciamo che da parte della Roma abbia una voce importante per lo stesso tifoso, quello che è stato un po' per noi Gianni Elsner, può essere rapportato ad Alberto. Siamo qui perché è giusto stare qui, perché si è andato un amico e quando un amico ci lascia dobbiamo per forza essere da lì. Era un calcio diverso, c'era un rapporto diverso fra giornalisti, sì, e calciatori, anche tu avevi un rapporto di amicizia, ma un aneddoto in particolare, lui era anche un grande cantante, chi lo conosce bene sapeva che amava anche la musica. Ma anche mi ricordo delle serate a giocare a nascondino verso la Balduina di notte, a mezzanotte, a luna, con Manfredonia e altri amici. Però le tante partite giocate anche al Due Ponti, dove quando faceva gol lui si sentiva un centravanti straordinario nel colpire di testa, diceva che non aveva uguali. No, ma proprio tante scene, tante conversazioni, una persona buona, ecco, io la definirei una persona buona, altruista e buona. Quindi la Roma perde una grande voce. Sì, perde tanta roba, ma soprattutto perdiamo una grandissima persona, una persona meravigliosa che io ho avuto l'onore della sua amicizia, una persona garbata, pulita, per bene, gentile sempre con tutti, aveva grande competenza ma grande gentilezza, ci lascia un esempio meraviglioso. Hai un aneddoto in particolare che ti lega? Sì. Alberto è stato uno dei primi che aveva mai suonato mai e cantava in tutte le sue serate, anche nei villaggi, la Roma che conosco. E quindi ogni volta che mi incontrava diceva: ma hai scritto questa cosa? Io la faccio mia, la vado a cantare, dico: Alberto, tu puoi fare tutto quello che ti pare.